Mobilità docenti, vincoli per chi otterrà un trasferimento o passaggio per l'anno scolastico 2023-2024. I docenti, compresi i neoassunti in ruolo anno scolastico 2022-2023 in caso di deroga al vincolo previsto, che per l'anno scolastico 2023-2024 presentano domanda ottenendo un qualsiasi movimento, avranno un vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta in questi tre casi. Numero 1. Qualora la scuola sia stata espressa nel modulo domanda con codice puntuale, ciò vale sia per i movimenti all'interno della provincia che per i movimenti per diversa provincia. Numero 2. Qualora la scuola si trovi nel comune di attuale titolarità, ciò vale sia se si esprimerà nel modulo domanda il codice di scuola puntuale, sia se si utilizzerà il codice sintetico comune distretto o distretto subcomunale. E numero 3, qualora la scuola si trovi in una diversa provincia rispetto a quella di titolarità. Ciò vale sia se si esprimerà nel modulo domanda il codice di scuola puntuale, sia se si utilizzerà il codice sintetico comune distretto o provincia.